Ciao a tutti, la torta che vi propongo oggi è una torta di carote con l'aggiunta di cocco disidratato e barrette di cioccolato al latte per renderla più golosa per i bambini. Andiamo quindi di seguito a vedere tutti gli ingredienti e le fasi di preparazione per realizzare questa torta semplicissima. Comincio a preparare la torta. Vado a mettere prima di tutto le uova in un contenitore con lo zucchero. Vado a mescolarle semplicemente con una frusta. Dopo aver mescolato le uova con lo zucchero, aggiungo il cocco, quello disidratato che si trova nelle buste. Continuo a mescolare, aggiungo l'olio di semi, il latte, continuo a mescolare. Adesso inserisco la farina, andandola però a setacciare. Continuo in questo modo fino ad inserire tutta la farina. Messa tutta la farina, aggiungo il lievito, sempre setacciandolo. È arrivato il momento di mettere le carote. Le carote le ho grattugiate precedentemente. Adesso tolgo la frusta e vado a girare con una spatola. L'impasto della nostra torta è pronto per essere messo nella tortiera. Ho imburrato ed infarinato una tortiera del diametro di 22 centimetri. Ci vado a distribuire al suo interno l'impasto della torta. Vado a livellare. E per renderla più golosa per i bambini, andrò a mettere delle tavolette di cioccolato al latte. Vado a spezzarle semplicemente con le mani e ce le vado ad appoggiare sopra. Andrò a mettere 5 tavolette al latte. La torta è pronta adesso per essere infornata in forno caldo statico a 180 gradi per circa 35 minuti. Vado ad infornare la torta. Ed ecco la torta di carote con cocco e barrette di cioccolato al latte, pronta per essere servita. Spero che anche questa ricetta velocissima vi sia piaciuta. Un bacione a tutti e alla prossima videoricetta. Ciao!